Buonasera a tutti e bentornati a Cave Science Pills. Siamo alla quinta pillola, non siamo neanche a metà strada, quindi fino a giugno sappiamo bene. Abbiamo un po' di concorrenza oggi perché c'è il calcio, ma vediamo un po' se gli spelio, normalmente non gli piace neanche il calcio, ci seguiranno anche oggi. Oggi parleremo soprattutto di cose un po' più tecnologiche, come avete visto dalla locandina, quindi l'uso di laser scanner in grotta, che è una tecnologia che sta a essere utilizzata sempre di più, perché alla fine dà un sacco di dati molto interessanti, sia dal punto di vista monitoraggio, ma anche dal punto di vista scientifico. In Italia ci sono vari gruppi che lavorano su queste cose, e quindi oggi vedremo due esempi, diciamo, due ricercatori che hanno dedicato parte del loro tempo allo studio dell'ambiente sotterraneo utilizzando queste tecnologie, laser scanner principalmente, insomma. Allora, per questo abbiamo chiesto oggi di fare da moderatore Cesco Sauro, che ha seguito parte di questi lavori, anzi i due che presentiamo oggi sono proprio due lavori che abbiamo fatto un po' insieme, diciamo, e quindi a te la parola per presentare chi ci illustrerà qualcosa oggi. A te. Ciao, io e grazie mille, buonasera a tutti. Allora, questa sera penso che possiamo tranquillamente affermare che quello che vedrete è un po' il futuro della ricerca. Il futuro, ma è anche l'attualità, perché almeno io ho cominciato a fare speleologia 20 anni fa e allora quei rilievi in grotta, insomma, era sempre una grande difficoltà, anche e soprattutto poi trovare chi restituiva il rilievo a casa. E comunque, per quanto potevamo rappresentare una grotta nel modo migliore possibile, c'erano sempre dei grandissimi limiti. Addirittura, una cosa molto interessante da sottolineare è che l'utilizzo del laser scanner ha raccolto, diciamo, grande entusiasmo nel mondo della speleologia sin dall'inizio, ma soprattutto con un progetto che era quello portato avanti dagli speleologi inglesi, da Andy Ivis e Richard Walter, che era quello di dare una misura alle più grandi sale sotterranee del pianeta. Infatti, anche se noi andiamo in una grotta, molto spesso ci capita, senza necessariamente andare in Cina o andare in luoghi remoti, piuttosto che in Borneo, in sale gigantesche, anche qui a casa, è molto difficile avere la percezione dell'ambiente che ci circonda. E sia perché le nostre luci hanno difficoltà magari a raggiungere certi angoli di una grotta, sia perché comunque i nostri sistemi di rilievo standard sono molto puntuali. Possiamo prendere una misura del soffitto con un disto, possiamo cercare di capire quanto magari è largo un laminatoio, una sala, ma sono sempre delle misure puntuali. La percezione dell'ambiente è sempre molto, molto limitata. Ecco che la nuova tecnologia, il laser scanner, ha cambiato totalmente questo approccio, perché ci permette non di avere semplicemente una percezione, una rappresentazione, diciamo, della grotta che ci permetta di seguirne il percorso e di avere un'idea dei volumi. Ci permette di avere una rappresentazione al 100% fedele e perfino dei dettagli e dei centimetri e delle nicchie, degli angoli, di tutto quanto, e di vederla dall'esterno, riuscire finalmente a immaginarla, e questo ha una potenza enorme dal punto di vista, ovviamente, semplicemente della rappresentazione di un ambiente sotterraneo, ma anche una potenza enorme dal punto di vista dello studio di una grotta, perché finalmente siamo capaci di vederla, altrimenti sarebbe impossibile, non riusciamo a percepire una grotta. Con laser scanner ci permette di percepire la grotta come se fosse un oggetto di vuoto, di fatto, perché è il vuoto dentro la montagna, ma comunque un oggetto che possiamo veramente finalmente misurare, osservare nel suo svilupparsi. E stasera abbiamo due ospiti di grande esperienza da questo punto di vista, e li presento prima che comincino i loro talk. Allora, sono Stefano Fabbri e Tommaso Sant'Agata. Allora, Stefano è un laureato in scienze naturali. Attualmente è un assegnista di ricerca nell'unità di studi costieri di Ferrara,
dove insegna anche GIS e Remote Sensing, applicati alla cartografia. Allora, Stefano, io l'ho conosciuto a Bologna perché ha fatto il dottorato in geologia a Bologna, dove proprio ha applicato queste tecnologie, in particolare laser scanner e droni. E la cosa interessante è che lui non è uno speleologo che poi si è applicato a queste tecnologie, ma è stato, diciamo, trascinato all'interno dell'ambiente speleologico da Joe, e c'ero anch'io a quel tempo, insomma, facevo anch'io il dottorato, e sostanzialmente l'abbiamo preso perché abbiamo detto queste cose che fai sono troppo interessanti, troppo importanti, ci servono, le vogliamo, vieni con noi. E vi racconterà un po', insomma, di studi che ha fatto, non solo qui, perché poi dopo è andato addirittura a un deserto di Atacama, ovviamente le grotte qui da noi, il Vena del Gesso e le Sine di cui parlerà stasera. Quindi sicuramente lui, diciamo, ne sa moltissimo dal punto di vista anche tecnico e tecnologico. Tommaso è il rilevatore attuale dell'Associazione La Venta, la persona sicuramente più esperta da questo punto di vista, e devo dire anche una delle persone che forse la persona che più ha sperimentato strumentazioni di laser scanner in grotta in Italia in assoluto. E io me lo ricordo quando è venuto, anche sempre stavo facendo dottorato a Bologna, lui stava studiando geologia, è venuto per offrirsi a fare un'esperienza di, come si dice, tipo un tutoraggio, e siccome era geometra, per disegnare alcuni rilievi che stavamo cercando di ricostruire del Chiapas come associazione La Venta. Poi da lì è venuto in spedizione in Chiapas, e poi da lì è cominciato tutta una serie di avventure che l'hanno portato veramente in molti luoghi del mondo, per esempio in Galapagos, in Venezuela, in Filippine, a sostanzialmente cercare di applicare la tecnologia laser scanner a luoghi più diversi e particolari del mondo sotterraneo. Ho dimenticato, per esempio, di citare anche il tubo lavico della Corona, Lanzarote, uno dei più grandi e voluminosi tubi lavici al mondo, il più lungo tubo lavico mai scansionato al mondo, ben quasi 6 chilometri. Quindi lui ha applicato queste tecnologie a diversi tipi di scanner, diverse aziende, non solo nella speleologia, perché è il suo lavoro adesso, è l'amministratore di una società che si chiama Vigea, che si occupa proprio di questo a 360 gradi, ma con una particolare attenzione al mondo sotterraneo. Io direi quindi di lasciarvi alla prima talk, che è quella di Stefano. E la talk di Stefano, siccome qua c'ho due titoli, spero di beccare quello giusto, è il telerilevamento sottoterra, luce, laser e grotte, una combinazione perfetta. E poi passeremo a quello di Tommaso, che invece sarà sul monitoraggio delle grotte di ghiaccio attraverso LIDAR e fotogrammetria. Lascio a Stefano la parola. Ricordo che si possono fare domande sui vari canali social e così via, e che poi dopo cercherò, insomma, di indirizzare ai relatori. Vai, Stefano. Grazie. Buonasera, innanzitutto grazie prima di tutto al professor De Weyl, io che mi ha invitato a questa serie di interessantissimi seminari, e grazie Francesco per l'introduzione, anche troppo buona in tanti sensi. Ad ogni modo, cominciamo il mio intervento, adesso cerco di condividere la presentazione. Ok. Però si veda. Ancora non si vede. Ok, mi sa che adesso tra un attimo ci siamo. Bene, grazie ancora dell'introduzione. Come diceva Francesco, io mi occupo una relativa, diciamo, esperienza in sistemi di remote sensing, di telerilevamento, ma mi occupo soprattutto di sistemi costieri tuttora. Quindi la premessa era più che dovuta, sono assolutamente in prestito in questo tipo di ambienti ipogei, diciamo. E ad ogni modo, questa sera vi vorrei illustrare un paio di lavori che appunto ho svolto assieme all'Università di Bologna e alla Vigea, Virtual Geographic Agency, e alcuni degli interlocutori di stasera,
lavori condotti appunto in grotta con lo strumento che ho introdotto anche io, che è il laser scanner, che ha una riuscita particolarmente performante in questi ambienti. Prima di tutto permettetemi una piccola introduzione velocissima per spiegare un po' di scienza che c'è alle spalle della tecnologia che utilizziamo, cioè la luce laser. Il laser in sé nasce sostanzialmente da un'idea di Einstein del secolo scorso, e la parola stessa laser è un acronimo che spiega, ripercorre l'idea di Einstein. Sta per Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Ovvero Einstein intuì che eccitando, stimolando degli atomi di un particolare elemento con una quantità discreta di energia, con un fotone, si eccitavano questi atomi, i quali tornavano poi naturalmente al loro stato di stabilità, rilasciando questa energia e andando così a eccitare un numero superiore e continuo di altri atomi, e così via, innescando sostanzialmente una reazione a catena che dalla emissione di energia iniziale amplificava tantissimo questa energia sostanzialmente. Mi risultava una radiazione elettromagnetica, che il laser è una radiazione elettromagnetica molto, con un'energia molto aumentata. E appunto questa luce è una radiazione elettromagnetica, e come tutte le radiazioni elettromagnetiche interagisce col mezzo attraverso il quale si propaga e viene descritta e segue le leggi della teoria delle onde. E dunque una luce, per essere definita luce laser, deve obbedire a tre comandamenti sostanzialmente. Il primo è la monocromaticità, ovvero deve essere composto di una sola lunghezza d'onda. In questo schema potete vedere sostanzialmente quali sono le principali lunghezze d'onda utilizzate per creare della luce laser, ovvero ultravioletto, visibile e infrarosso sostanzialmente, e quali sono gli elementi che poi devono essere stimolati per ottenerle. Caratteristica fondamentale di questa cosa è che la stessa lunghezza d'onda che incontra materiali diversi ha comportamenti diversi, comportamenti in termini di trasmissione, assorbimento e riflessione. Viceversa, lo stesso materiale colpito con lunghezze d'onda diverse dà risposte diverse. Questo è importante perché la luce laser ci permette di discriminare fra alcuni tipi di materiali, perché è proprio riflette le caratteristiche fisiche delle superfici di questi materiali. E il secondo comandamento che deve seguire è la cosiddetta coerenza temporale, ovvero si fa in modo, in due parole, durante la reazione a catena si fa in modo che tutte le riemissioni di energia degli atomi stimolati vengano posti in fase l'uno con l'altro, in modo che queste onde abbiano la possibilità di interferire costruttivamente, come vuole la teoria delle onde. Due onde che interagiscono appunto costruttivamente formano, si dice che sono in fase, formano un'onda sostanzialmente con un'altezza di cresta doppia rispetto a quelle iniziali, quindi con un'energia doppia. Questo si traduce nel fatto che è una luce, quella laser, che può arrivare molto più lontano di una luce diffusa, diciamo. Infine, il terzo comandamento che deve seguire è la collimazione, ovvero deve essere un fascio di luce molto sottile e non essere né divergente né convergente, ma appunto, come si dice, collimato. Quindi, riassumendo, una luce, per essere una luce laser, deve essere un fascio molto sottile e di altissima energia e sostanzialmente di un colore, di una lunghezza d'onda sola, monocromatica. Tutti i concetti che, diciamo, le persone della mia generazione hanno ormai interiorizzato grazie a un famoso film e al concetto di spada laser, che lo spiega abbastanza bene. Battute a parte, vi spiego anche cosa fa un laser scanner molto velocemente. Diciamo che può essere assimilato a una stazione totale altamente automatizzata. È in grado di misurare, di battere, si dice in gergo, centinaia di migliaia di punti in poche decine di secondi, misurandone sostanzialmente la distanza,
calcolando il tempo che trascorre tra l'emissione di un impulso laser, perché in realtà emette impulsi, e il tempo che trascorre appunto con la ricezione del segnale di ritorno. E quindi misura una quantità infinita di distanze, le quali distanze poi vengono collocate al loro posto nello spazio grazie a una serie di altri sensori che coadiuvano questo strumento, come l'inclinometro, un barometro o una bussola elettronica e il compensatore biassiale, la bolla, diciamo. Il risultato è la digitalizzazione dell'ambiente che ci circonda e ha proprio come risultato digitale quella che si chiama point cloud, la nuvola di punti, cioè, ovvero la rappresentazione proprio dell'ambiente che ci circonda, fatto da questa infinita serie di punti, ciascuno dei quali presenta sostanzialmente quattro dimensioni, 3 x, y e z relative alla loro posizione nello spazio, e la quarta dimensione che è la cosiddetta riflettanza, ovvero l'intensità del segnale di ritorno, diciamo così. E il vantaggio e le qualità assolute di questo strumento sono l'altissima risoluzione con cui può registrare questi risultati fino a un punto ogni millimetro, ma anche di più, e l'altissima accuratezza e affidabilità di queste misure, di questi risultati. Bene, visto dopo questa breve introduzione, passerei a farvi vedere i lavori che abbiamo fatto. Il primo dei due lavori che vi mostro stasera è stato svolto nel Parco regionale dei Monti Lessini, nelle Alpi centro-meridionali. Abbiamo fatto il rilievo di una delle grotte che compongono il complesso del ponte di Veia, del Veia Arc Rock. Specificamente la grotta che nel grafico in alto a destra si chiama Cave A. Vi faccio vedere un breve filmato che illustra il modello che abbiamo ottenuto. Questo modello l'abbiamo ottenuto utilizzando un laser scanner piuttosto piccolo e molto maneggevole, che potesse passare anche in zone della grotta dove era molto basso il soffitto, per un totale di 16 scansioni che poi abbiamo allineato in post-processing. Questo modello digitale ci ha permesso di performare un'analisi statistica di tutta la grotta, sostanzialmente concentrandoci sul caratterizzare il setting strutturale della grotta e capire quanto ogni stage evolutivo ha contribuito alla formazione del suo vuoto. E questo l'abbiamo fatto con procedure praticamente automatiche o semi-automatiche che ci hanno permesso di abbattere drasticamente la soggettività che, come era spiegata anche prima durante l'introduzione, ci può essere in questo tipo di analisi fatte con i metodi tradizionali. Ci siamo concentrati appunto sul Cave A che vedete in questa immagine e sugli elementi morfologici che la caratterizzavano, ovvero il dico basaltico che si vede nella zona più a ovest della grotta e il condotto freatico nella zona est della grotta, dove si possono notare chiaramente una serie di cupole dovute a un processo di corrosione e condensazione. Tant'è che questa parte della grotta l'abbiamo chiamato proprio cupola branch. La prima parte della nostra analisi l'abbiamo fatta proprio su questo ramo, l'abbiamo innanzitutto isolato dal resto del modello e poi separato in 4 settori, diciamo. La prima parte dell'indagine è stata svolta col fine di identificare queste cupole e non è stato per niente semplice perché intanto non tutte le cupole erano completamente formate, ma erano solo accennate, c'erano solo delle sezioni e soprattutto molto spesso alcune cupole erano cresciute dentro ad altre cupole che erano cresciute dentro ad altre cupole. Quindi abbiamo dovuto capire, identificarle e sostanzialmente le abbiamo suddivise in 3 generazioni diverse di cupole, seguendo questi criteri.
Una volta che le abbiamo identificate, abbiamo dovuto affrontare il problema di misurarle, soprattutto per il fatto che tante non erano complete. E abbiamo aggirato questo problema con un artificio che ci è stato permesso di farlo proprio grazie ai dati digitali. Abbiamo costruito dei solidi ad hoc, delle sfere, che abbiamo fatto combaciare con le parti visibili delle cupole, combaciare il più possibile. La figura al centro in basso fa vedere un'analisi del matching tra la sfera e un esempio di cupola. E una volta che siamo riusciti in questo intento, non abbiamo fatto altro che misurare le dimensioni base delle sfere. In questo modo abbiamo avuto un'idea palpabile, abbiamo avuto una misura degli eventi che hanno generato queste cupole e abbiamo potuto anche confrontare le dimensioni delle varie cupole, delle varie sezioni e delle varie generazioni. I risultati li ho portati qua in tabella e sostanzialmente sono allineati a quello che ci aspettavamo, nel senso che tutte e tre le generazioni di cupole hanno aumentato le loro dimensioni andando verso le parti più interne della grotta, che era quello che ci aspettavamo, perché il fenomeno di corrosione e condensazione è strettamente legato alla concentrazione di anidride carbonica. Ebbene, una seconda parte dell'analisi l'abbiamo fatta invece su tutto il modello della grotta. E l'abbiamo suddiviso in 134 settori lunghi un metro, e per ogni settore siamo andati a calcolare il volume del vuoto. Ma come potete vedere dall'immagine in basso, le sezioni erano molto diverse l'una dall'altra e andavano a interessare diversi elementi. Noi abbiamo fatto un passo ulteriore e abbiamo cercato di ascrivere ad ogni elemento morfologico la propria sezione di vuoto, la propria quantità di vuoto. E per fare questo, di nuovo, abbiamo dovuto utilizzare alcuni artifici, ad esempio per capire in che percentuale apparteneva il vuoto al dico basaltico, abbiamo utilizzato sempre la tecnica del best fit. Questa volta invece con delle sfere abbiamo utilizzato dei piani e li abbiamo fatti combaciare con un piano e l'abbiamo fatto combaciare con la parete interna del dico basaltico, cercando di proiettarla dove si interrompeva sostanzialmente. E, per quanto riguarda invece la zona delle cupole, abbiamo fatto in un'altra maniera. In questo caso abbiamo analizzato prima di tutto le zone di condotto freatico che erano prive di cupole. E in questo modo ne abbiamo evinto una misura media sostanzialmente, poi siamo andati a sottrarla dove le cupole invece erano presenti e così abbiamo ottenuto per differenza il volume dei diversi elementi morfologici che qui abbiamo riportato, sia in termini di metri cubi che soprattutto in termini di percentuali, in modo da poter capire quanto hanno contribuito sia come elementi morfologici che come eventi generativi alla formazione del vuoto di questa grotta. E un'ultima analisi che abbiamo fatto sempre in questa grotta qui è un po' un classico che si fa con i dati LIDAR, con i dati laser, ovvero l'analisi della rugosità. Questo è un procedimento completamente automatico, diciamo che l'operatore sceglie solo il passo della rugosità che vuole evincere e permette di vedere, di evidenziare delle microforme altrimenti non visionabili né all'occhio nudo né difficilmente con altre tecniche. Ad esempio in questa immagine si vede chiaramente la vermicolazione, ovvero un insieme di batteri e sedimenti all'interno di un mega scallops che si ritrova nella parete del condotto freatico alla base del dico basaltico, con tutte le sue particolarità, diciamo. E, tramite questa analisi qui siamo anche riusciti ad evidenziare l'attività della colonia di pipistrelli che abita questa grotta, che ha abitato in vari periodi storici in questa grotta, sia a livello delle zone delle cupole utilizzate
come posatoi, come si vede nella prima immagine in alto a sinistra, che a livello delle croste di minerali fosfatici legate alla loro attività, alle deiezioni di guano, e così come le vermicolazioni più dense che c'erano in questa zona della cupola. E passando adesso al secondo lavoro che vi mostro stasera, questo è stato fatto in tutt'altra zona, siamo negli Appennini, nella famosa, almeno famosa in questa regione, vena del gesso romagnola, quindi siamo nella zona del gesso selenitico macrocristallino, una delle zone per il carsismo del gesso più importanti d'Italia. E la grotta si chiama Ca' Castellina, questo è lo schema di massima della grotta. L'area che siamo andati a scansionare noi con il laser scanner è quella racchiusa all'interno del circolo tratteggiato, ma per più di questa immagine volevo farvi vedere le prossime, quelle che inquadrano il motivo per cui siamo entrati in questa grotta, ovvero il soffitto, il ceiling, così ornato, diciamo, di pendenti e canali che hanno stomizzati l'un con l'altro. E anche in questa immagine si vede molto bene. E proprio a causa di questo soffitto qui, e che era lo scopo della nostra analisi, in questo caso l'azione di rilievo è stata molto più onerosa di quella della grotta prima. Mentre prima ci siamo fermati sulle 15-16 scansioni, qui ne sono servite quasi una cinquantina per non perderci i dettagli di quel soffitto e tutti i coni d'ombra che potevano esserci. E il risultato, il primo risultato in termini diciamo di dati grezzi, sostanzialmente grezzi, solo allineati, è quello che si può vedere in questa immagine, ovvero esattamente questa, la nuvola di punti in cui i toni di grigio indicano sostanzialmente solo l'intensità. E la prima cosa che abbiamo fatto su questo modello è stato rielaborarlo secondo questo tool, questo algoritmo che si chiama Portion de Ciel Visible o Ambient Occlusion. Sostanzialmente è un algoritmo che ricalcola i fattori di illuminazione di ogni elemento morfologico del modello, sostanzialmente, e ricalcolandolo come se la luce fosse sempre allo zenith e considerando però qual è la porzione di cielo visibile che ogni elemento ha, cioè quanta luce potrebbe ricevere. Questa è la versione lunga della spiegazione, la versione più breve è che è un metodo per aumentare il contrasto fra gli elementi morfologici di un modello. Anche questo oramai adesso è diventata una prassi quasi con i dati laser, mentre quando all'inizio non lo era. Per farla breve, il risultato che abbiamo avuto dopo questa elaborazione è stato questo, un risultato molto più chiaro e che ha determinato le nostre scelte durante l'analisi, perché gli elementi morfologici erano molto più evidenti. Bene, e la prima cosa che abbiamo fatto, di nuovo abbiamo suddiviso il modello in settori lunghi un metro, questa volta erano solo 40, e poi abbiamo cercato di nuovo di dividerlo, ogni sezione di dividerla negli elementi morfologici di riferimento, i pendenti e i canali. In questo caso però la divisione è stata fatta in maniera completamente automatica, utilizzando solo i valori di PCV, un valore di PCV considerato soglia, che ha funzionato benissimo per tutte le sezioni e che ha separato in maniera automatica canali e pendenti. E poi siamo andati a misurare e a proiettare, come si vede nel grafico in basso a sinistra, i risultati in termini di percentuali relative. E inoltre abbiamo potuto misurare anche come variava all'interno del modello la densità di questi canali e in questo caso abbiamo evinto sostanzialmente che nella zona est del modello la densità era più alta e questa cosa combaciava con il fatto che fosse la zona in cui era più presente il gesso clastico, mentre invece nella zona, diciamo, ovest, dove è più presente quello macrocristallino, la densità dei canali è risultata essere minore. E inoltre ne abbiamo potuto calcolare l'orientazione
quanto era in agreement e in coordinamento con gli altri elementi strutturali come le fratture, le giacciture della nostra grotta, cosa che si vede molto bene in questo modello e nello zoom riportato in basso. E un'ultima parte dell'analisi l'abbiamo fatta estrapolando i canali più grandi, andando prima di tutto a vedere in che rapporti erano l'uno con l'altro, se uno passava sopra o sotto a quell'altro. Abbiamo fatto calcoli come l'indice di sinuosità che si fanno normalmente su corsi d'acqua, diciamo, e in più abbiamo riproposto l'analisi dell'indice di rugosità. Di nuovo abbiamo potuto vedere delle cose che ad occhio nudo non erano emerse, come ad esempio questa incisione centimetrica che corre lungo i canali principali. Qui ho riportato solo uno zoom di un'ansa del canale 1. E, così come c'è stata utile in altre zone della grotta per evidenziare le zone in cui i pendenti erano più ricchi di gesso macrocristallino, in cui i cristalli si vedevano meglio sostanzialmente. Nella figura relativa corrispondono alle zone più rosse, quindi con i valori di rugosità più elevati. Bene, se volete approfondire le informazioni di questi due lavori, sono entrambi stati pubblicati da Geomorphology e li trovate lì. E niente, non resta che fare i ringraziamenti e passare la parola a chi mi seguirà. Grazie Stefano, veramente molto interessante. Sì, io ho seguito con te e con Joe la grotta di Veia. Poi ho visto anche Cacastellina, veramente impressionante quando una volta fatta l'elaborazione saltano fuori, diciamo, dal soffitto quei canali, quelle vene, sembra quasi un sistema di vene, un essere vivo. È stato abbastanza impressionante, molto molto interessante. Ci sono varie domande, e allora cominciamo da alcune domande un po' generali. Da cosa dipende la risoluzione del rilievo? Solo dallo strumento o anche dall'ambiente e dall'operatore? Ottima domanda. Ovviamente l'operatore farà sempre la sua differenza, ma più che altro fa differenza l'esperienza che uno ha rispetto agli ambienti. La risoluzione innanzitutto può dipendere strettamente dallo strumento. Di solito gli strumenti hanno varie possibilità di setting, a cui però corrispondono dei tempi di scansione che si allungano parecchio, ovviamente. E quindi dipende, è un compromesso tra le capacità del laser, il tempo che si ha a disposizione e l'ambiente che si va a scansionare. E un ambiente come quello di Cacastellina, che ha bisogno di un grandissimo dettaglio, quindi ha bisogno di evitare tutti i coni d'ombra che ci possono essere sostanzialmente, ha bisogno di un sacco di scansioni e portare la risoluzione di questo strumento al massimo vorrebbe dire fare delle scansioni ciascuna da mezz'ora o anche un'ora e non si potrebbe portare a casa il risultato a fine della giornata o a fine della spedizione. Voglio dire, sarebbe molto più complicato. Si cerca un po' il compromesso. E il laser di solito ha un range molto elevato che va al di sopra delle necessità degli ambienti in cui io sono stato abituato a lavorare. Però bisogna considerare che il laser è una radiazione elettromagnetica che interagisce col mezzo in cui si propaga. Quindi in una zona, in una situazione molto assolata, ad esempio, si ridurrebbe tanto il range del laser. E quindi una situazione ideale dal punto di vista del laser, del funzionamento, almeno del sistema a livello teorico. La grotta assolutamente è ideale, se non fosse per gli ostacoli potrebbe... Infatti qui la seconda domanda, cioè quali sono le difficoltà che hai incontrato anche rispetto al fatto che in una grotta ci può essere acqua,
guano, cose che possono compromettere le misure. Adesso il guano non lo so se abbia un effetto, però sicuramente materiali che hanno una riflettività anche diversa, molto diversa, no? Ah, in quel senso lì, sì, assolutamente, la riflettività è diversa, però entro certi limiti, a meno di alcuni materiali che disperdono completamente il laser, come l'acqua o qualcos'altro, può essere anche un vantaggio avere dei materiali molto differenti all'interno dello stesso ambiente, perché si può discriminare meglio tra i materiali. E le difficoltà mi viene da dire che siano più che altro logistiche, perché banalmente il laser scanner è un'attrezzatura che costa un sacco di soldi ed è molto delicato ovviamente, portarla in grotta richiede delle particolari attenzioni, anche proprio per il trasporto in sé, perché in alcuni punti la grotta richiede delle particolari attenzioni per il trasporto e il movimento delle persone, quindi immaginiamoci una attrezzatura così delicata. Ecco, infatti la domanda è anche quanto costa un laser scanner, cioè di cosa stiamo parlando, cioè quando si porta in grotta non è un sacco qualsiasi, no, con delle corde dentro. Soprattutto se è un dottorando e ha la responsabilità dello strumento. Sì, diciamo che sono cifre che vanno dai 30, 40, 50 mila euro, si girano su quelle, su quelle cifre lì, e quindi bisogna avere ovviamente un occhio di riguardo assoluto. E in più c'è anche bisogna tenerlo pulito e lontano dallo sporco, tra virgolette, che ci può essere in grotto, di sedimenti molto fini. Ecco, un'altra domanda che magari dopo discutiamo un attimo anche con Tommaso più tardi. Laser scanner o fotogrammetria? Perché diciamo che il laser scanner è appunto uno strumento molto costoso, molto delicato, non tutti se lo possono permettere ovviamente, mentre la fotogrammetria diciamo è più popolare, democratica, e basta una macchina fotografica in teoria e si può ottenere qualcosa. Cioè, su questo qual è la tua esperienza? Dunque, sicuramente Tommaso, che viene dopo, ha più esperienza anche in campo di fotogrammetria di me. La mia esperienza è che sicuramente è giusto, è sempre una questione di compromessi, e fare attenzione per due cose. Innanzitutto, non è facile fotogrammetricamente fare il rilievo di tutto una grotta, ma per quello che è più semplice fissarsi su alcuni elementi. Secondo, bisogna essere bravi, secondo me, perché bisogna sapere illuminare, bisogna avere una certa esperienza anche in questo senso qui. E non è che ci si può improvvisare, diciamo. Ad ogni modo ha degli ottimi risultati, delle ottime riuscite per i lavori che ho visto. E senti, io invece una domanda, questa è una mia idea, ti chiedo se... Siccome ho visto su Castellina che siete arrivati a dei dettagli veramente notevoli, no? Questi solchi quasi millimetrici all'interno del canale di volta. Per esempio la grotta A del Ponte di Veia è una grotta che è piena di incisioni, talmente tante incisioni che probabilmente alcune sono medievali, altre potrebbero essere anche più antiche sulle pareti. Un sistema come il laser scanner, magari associato ad altri sistemi come fotografia spettrale, potrebbe essere interessante anche per cercare incisioni rupestri o piuttosto che diciamo incisioni legate all'archeologia, paleontologia in grotta. Sì, secondo me sicuramente sì, proprio per i motivi che anche spiegavo prima durante la presentazione delle caratteristiche fisiche del laser. E questo sarebbe proprio una di quelle occasioni in cui spingere la risoluzione dello strumento al massimo, ovviamente fissarsi su alcuni punti e spingere la risoluzione dello strumento al massimo in modo da poter vincere o per PCV o per rugosità o per semplice riflettanza e vincere differenze nella tessitura di quello che si scansiona, e quindi possibilità di scritte
o qualcosa del, o incisioni, ho visto qualche, tra l'altro qualche lavoro fatto anche in siti molto famosi come Stonehenge. Bene, allora questo è sicuramente il prossimo obiettivo per cui dobbiamo tornare al Ponte di Veia. E allora io direi che potremmo passare alla seconda presentazione, grazie Stefano. Poi dopo magari, dopo sulle domande di Tommaso, ti facciamo rientrare anche a te, così se ci sono domande specifiche magari possiamo condividerle un po' in un dibattito. Allora Tommaso invece ci parlerà di sostanzialmente dei monitoraggi di depositi glaciali in grotta attraverso il rilievo 3D, in particolare del progetto Cenote e non solo. Il progetto Cenote, giusto dico due parole, è un progetto che stiamo portando avanti tra varie associazioni speleologiche, il Club Speleologico Proteo, l'Associazione La Venta, e insieme con il Parco di Fannes e Sennes e Braies, ed è una grotta davvero eccezionale e dove le applicazioni del laser scanner sono fondamentali. Quindi lascio a te raccontare, e qui vedrete come si può, diciamo, rischiare la vita di un laser scanner anche molto costoso, molto facilmente. E una volta abbiamo perso la maniglia, fortunatamente non il laser scanner, la maniglia l'ho ritrovata quest'anno, era caduta giù da un punto da 170. A pezzi, però sono stati portati fuori. Almeno dai, vai, così almeno non abbiamo inquinato in grotta, dai. Allora, buonasera a tutti. Intanto condivido la presentazione e ringrazio Cesco intanto per la presentazione. Io e anche i ragazzi che sono in regia per il supporto per la presentazione. Non so se è partita, se si vede. Si vede Tommaso. Puoi metterla in modalità presentazione. Ok, io non sento, ok. Adesso si vede in modalità presentazione, vai pure. Ok, sì, ok. Allora, rimaniamo in tema laser scanner, nuvole di punti e rilievi tridimensionali, e quindi ci colleghiamo all'argomento di cui ha parlato Stefano nella presentazione precedente. Andiamo però a vedere come possiamo utilizzare questi strumenti e i dati che possiamo ottenere attraverso l'utilizzo di queste tecnologie per effettuare dei monitoraggi in grotta, e in particolare in grotte con la presenza di ghiaccio. Intanto, due parole su che cosa significa monitoraggio. Monitorare banalmente significa controllare, cioè osservare delle variazioni in una determinata grandezza variabile nel tempo. Per fare queste osservazioni dobbiamo innanzitutto stabilire delle condizioni. Dobbiamo cioè andare ad identificare quali sono i tipi di segnali che vogliamo registrare, che vogliamo osservare. Dobbiamo poi stabilire da quali posizioni vogliamo effettuare le nostre osservazioni, e dobbiamo poi scegliere con quali tecnologie vogliamo effettuare i nostri controlli, e chiaramente la scelta della tecnologia va anche a condizionare la scelta del posizionamento. E quindi questi criteri, diciamo, che sono tutti interconnessi tra loro. E poi chiaramente dobbiamo definire anche in quali condizioni vogliamo effettuare il monitoraggio, cioè in quale periodo, ad esempio, della stagione, o in quale fascia oraria del giorno. E, perché è importante fare questi tipi di monitoraggi in grotte con presenza di ghiaccio?
È importante perché le grotte con ghiaccio possono darci molte informazioni, come vedremo poi nel corso della presentazione parlando del progetto Cenote, e per ottenere informazioni riguardo variazioni di volume in grotta possiamo utilizzare diversi metodi e diverse tecnologie a seconda chiaramente delle possibilità che abbiamo, ma anche in base al tipo di grotta, al tipo di lavoro e al tipo di dato che vogliamo ottenere. I metodi più comuni per noi speleologi sono le misure manuali che possiamo effettuare utilizzando un distanziometro elettronico, ma anche una cordella metrica, e le fotografie che possiamo fare nell'arco di diversi periodi per ottenere dei confronti, e nella maggior parte dei casi è possibile poi abbinare questi due metodi, quindi le misure manuali e il fotomonitoraggio, per ottenere già delle informazioni molto, molto utili e molto interessanti per noi speleologi. Poi ci sono altri strumenti come appunto il laser scanner che abbiamo visto prima, la fotogrammetria, ma anche altri strumenti per il rilievo topografico come la stazione totale, che possiamo utilizzare per effettuare monitoraggio in grotta, ma sono strumenti che chiedono innanzitutto una preparazione diversa da parte degli operatori, perché richiedono delle competenze nell'utilizzo di questi strumenti, e poi non sempre è possibile, anche per questioni economiche, organizzarsi logisticamente per utilizzare questi strumenti. Ci sono però delle grotte che sono veramente molto importanti e molto importanti, e quindi ne vale la pena fare, diciamo, degli sforzi, dei sacrifici per cercare di organizzare dei progetti di monitoraggio utilizzando anche questi tipi di strumenti. È importante perché unendo le informazioni che possiamo ottenere attraverso il rilievo tridimensionale e con le informazioni che invece possiamo ottenere da altri tipi di strumenti come i sensori per il monitoraggio delle variazioni di temperatura o di aria della pressione in grotta, unendo appunto tutti questi dati possiamo veramente ottenere una quantità di dati che può aiutarci a studiare a fondo un ambiente sotterraneo. Ancora di più se poi effettuiamo anche dei campionamenti nel ghiaccio, e in questo caso possiamo anche ottenere delle informazioni sul clima del passato. E quindi andiamo adesso a vedere i lavori che stiamo portando avanti nell'ambito del progetto Cenote, che è un progetto che possiamo considerare come un esempio perfetto sia per l'importanza che ha questo ambiente, e quindi ricollegandoci appunto all'importanza che rivestono le grotte con presenza di ghiaccio negli studi anche legati ai cambiamenti climatici. Ed è anche un esempio perfetto perché da diversi anni, dal 2015, stiamo portando avanti un progetto di monitoraggio che comprende non solo gli studi, non solo i lavori che stiamo portando avanti dal punto di vista topografico, ma anche monitoraggi climatici, e quindi con l'installazione di diversi sensori per monitorare le variazioni di temperatura e pressione. E l'abisso Cenote ha una storia molto particolare a partire dalla scoperta, e infatti fino al 1994 questa grotta era chiusa da un deposito di ghiaccio che ne ostruiva l'ingresso. Si vede nella figura B, al centro si vede l'ammasso di neve che era rimasto dopo lo svuotamento, subito dopo lo svuotamento che è avvenuto nel 94,
e quindi possiamo dire che le esplorazioni sono partite in seguito a questo evento che ha portato alla scoperta di un ambiente enorme. E infatti è attualmente l'ambiente sotterraneo più grande delle Dolomiti per quanto riguarda il Salone Paolo Verico. E, ci troviamo nel parco regionale di Fanes Senes Braises, a poche decine di metri di dislivello rispetto a Cima Conturines, che si trova a 3060 metri, il lago invece è situato a 2940 metri sul livello del mare. Le prime esplorazioni sono state effettuate dallo Speleo Club Proteo di Vicenza e poi nel corso degli anni, a partire dal 2015, abbiamo in seguito appunto alle prime spedizioni che hanno portato alla luce questi ambienti che si sono rivelati subito importantissimi da studiare e da cercare di tutelare nel corso degli anni, e quindi nel 2015 abbiamo deciso di iniziare con un progetto di monitoraggio a lungo termine per studiare sia i cambiamenti in termini di volume, ma anche i cambiamenti climatici, quindi installando diversi sensori in alcuni punti strategici della grotta ed effettuando anche dei prelievi nel ghiaccio. In questo progetto ci sono coinvolti molti gruppi, molte associazioni, università, istituzioni e aziende, e sicuramente soprattutto grazie alla collaborazione di tutte queste figure che è stato possibile fino ad oggi portare avanti questo progetto. Andiamo a vedere quindi i lavori che abbiamo fatto dal 2015 ad oggi, e in particolare andiamo a vedere i lavori che riguardano l'utilizzo dei sistemi per il rilievo tridimensionale. Nel 2015 abbiamo effettuato il rilievo del Salone Paolo Verico, che è la parte terminale della grotta che si sviluppa più o meno da meno 150 a meno 200-290, e è un ambiente unico, enorme, e per fare il rilievo di questo salone abbiamo effettuato più o meno una decina di 11 scansioni nel salone, nella parte terminale, più una scansione posizionando il laser scanner su una piattaforma fissata in parete a un'altezza di circa 150 metri dal fondo, e solo per installare questa piattaforma alcuni speleologi si sono immolati per questa operazione, hanno praticamente partecipato nel 2015 a quella spedizione quasi unicamente solo con l'obiettivo di installare quella piattaforma. Ricordo in particolare Tono De Vivo e Alberto Righetto del gruppo Spello di Treviso, che hanno dedicato tantissimo tempo per permetterci appunto di portare a termine questa folle impresa, che ci ha permesso di ottenere dei dati molto utili nella parte alta del salone, che altrimenti non sarebbe stato possibile rilevare. Nel 2016 invece abbiamo effettuato il rilievo di tutta la parte alta della grotta, quindi da meno 150 più o meno fino all'esterno, e questa spedizione è stata secondo me la più intensa, la più faticosa, perché abbiamo veramente dedicato tante ore in grotta, tante ore a fare anche delle scansioni di dettaglio, come spiegava prima Stefano, in alcune situazioni quando vogliamo ottenere dei dati con delle risoluzioni molto spinte, spesso le scansioni richiedono molto tempo, e in più abbiamo anche
dovuto, diciamo, installare il laser scanner in alcune posizioni veramente, veramente assurde. E, però ne valsa sicuramente la pena, perché anche perché lui era comunque l'unico modo che avevamo a disposizione. E come dicevo, appunto, in alcune situazioni i tempi lunghi, sì, diciamo che era facile anche addormentarsi tra una scansione e l'altra. Nel 2018 invece abbiamo avuto un piccolo intoppo, proprio nel vero e proprio senso della parola, perché a meno 50 metri dall'ingresso della grotta abbiamo trovato un tappo di ghiaccio che ostruiva il passaggio, e quindi non è stato possibile proseguire, almeno non con gli strumenti per portarli oltre ed effettuare il rilievo con il laser scanner, e quindi ci siamo dedicati ad effettuare solamente il rilievo della parte alta fino più o meno a meno 50 metri, ed effettuando anche la fotogrammetria all'esterno con il drone, cosa che abbiamo fatto anche negli anni precedenti. Andiamo ora a vedere quindi quali sono stati i risultati di queste tre spedizioni. Nel 2015, attraverso il rilievo del Salone Paolo Verico, siamo stati in grado di calcolarne il volume, che si aggira più o meno attorno ai 420.000 metri cubi, e abbiamo realizzato anche il primo rilievo fotogrammetrico all'esterno con il drone della dolina esterna attraverso il drone. Nel 2016 invece abbiamo completato il rilievo della grotta, quindi dal salone fino all'esterno, e abbiamo fatto delle scansioni appunto di dettaglio nella zona del tunnel del vento. Abbiamo poi realizzato il secondo rilievo fotogrammetrico con il drone e abbiamo installato alcuni target, alcuni chiodi di riferimento attorno alla dolina, e li abbiamo misurati con un GPS per ottenere delle misure ad alta precisione, e questi chiodi appunto li utilizzeremo anche in futuro per verificare le variazioni altimetriche anche all'esterno della dolina. Nel 2018 invece, come dicevo prima, siamo riusciti solamente a scansionare poche decine di metri di dislivello di grotta, e però nel corso di questa spedizione abbiamo anche utilizzato per la prima volta un laser scanner molto, molto piccolo, molto compatto, che non avevamo ancora utilizzato sul ghiaccio, non l'avevamo mai testato sul ghiaccio, e ci ha permesso di ottenere dei dati molto interessanti, quindi è stata sicuramente una spedizione molto, molto utile, anche se appunto non siamo riusciti a fare quello che volevamo. Andiamo quindi a vedere quali sono i tipi di confronti che siamo in grado di fare ora, anche se siamo comunque all'inizio di questo progetto di monitoraggio, però abbiamo già dei dati che ci permettono di fare dei primi confronti. Innanzitutto, per quanto riguarda la fotogrammetria fatta con il drone all'esterno, sicuramente qui ci sono un po' di variazioni, ci sono stati un po' di cambiamenti, ma diciamo che sono comunque da considerare nella norma, perché si tratta di una dolina di crollo caratterizzata soprattutto nella parte ovest da dei massi molto, molto instabili, quindi è abbastanza normale aspettarsi che dal 2016 al 2018 ci siano stati dei cambiamenti. È interessante invece andare a vedere i confronti che possiamo fare, anche se solo nei primi 50 metri di dislivello, però con i dati acquisiti attraverso il laser scanner.
E infatti nella zona in prossimità dell'ingresso ci sono stati dei crolli, e questi crolli, diciamo che anche questi fanno parte della possiamo dire della vita quotidiana un po' della grotta, e sono crolli dovuti a fenomeni di criocarsismo, quindi caldo, freddo, che provocano delle spaccature all'interno della roccia, e queste fratture portano poi a dei crolli. E queste informazioni chiaramente possiamo interpretarle in un certo modo e fino a un certo punto. Se invece però andiamo a mettere insieme questi dati che abbiamo raccolto attraverso il laser scanner dei sistemi per il rilievo tridimensionale, e se andiamo appunto a vedere che cosa ci dicono gli altri strumenti, gli altri sensori che abbiamo installato nella grotta per misurare la temperatura, la pressione, e li abbiamo installati nel fondo e nel tunnel del vento e nella zona in prossimità dell'ingresso, possiamo vedere che la grotta praticamente a partire dall'inizio dello scorso anno si sta chiudendo nella zona, anche nella zona d'ingresso, mentre invece già da tempo, almeno da un anno prima, il tunnel del vento era già, diciamo, chiuso, e quindi possiamo andare a unire queste informazioni che abbiamo ottenuto sia dal rilievo tridimensionale e dai sensori che abbiamo installato, e andare un po', diciamo, a quantificare anche le variazioni climatiche in rapporto ai crolli che si verificano all'interno della grotta. Invece in alto vediamo il grafico relativo alle temperature nel fondo, che si sono sempre aggirate al di sopra dello zero, degli 0 gradi, e nell'ultimo anno e mezzo si sono alzate un pochino sempre di più. Prospettive future, è un po' dura parlarne ora in questo periodo, e anche se in realtà discorsi pandemia a parte, come appunto abbiamo visto prima, in questa grotta non è sempre possibile pianificare delle spedizioni, sperare pensare che vada tutto come programmiamo, perché può esserci sempre l'imprevisto dovuto alla chiusura di alcune parti della grotta. Quindi sicuramente le nostre intenzioni per il futuro sono quelle di portare avanti l'attività di rilievo, quindi, e di ripetere le scansioni soprattutto nel tunnel del vento e nel salone Paolo Verico, ma in realtà anche di tutte le altre parti della grotta che abbiamo già scansionato, e inoltre anche di continuare con il monitoraggio climatico e vedere anche l'evoluzione del lago in esterno, se come presumiamo dovesse iniziare a chiudersi. E qui trovate qualche riferimento bibliografico per approfondire gli argomenti visti durante questa presentazione. E ci tenevo a fare i ringraziamenti anche ai fotografi che hanno messo a disposizione le foto utilizzate per la presentazione, e alla Venta, all'associazione La Venta, al progetto Inside the Glaciers, e ad Alessio Romeo anche, che insieme a Cesco organizza questo progetto, e no, oltre a io, De Vaele, Gaetano Giudice, Francesco Sauro e Paolo Tognini, che mi hanno dato supporto per questa presentazione. Io direi che finisco. Grazie Tommaso. Sì, come avete visto, è un progetto molto di lungo termine, lo direi, nel senso che quando si fanno questo tipo
i monitoraggi sono necessari anni per capire che tipo di variazioni. Io volevo aggiungere quello che diceva Tommaso, che quest'anno siamo riusciti a cambiare i sensori fino al fondo, e nonostante la grotta stia dimostrando questo trend di chiusura, cioè le parti diciamo più strette dei passaggi del ghiaccio si stanno chiudendo di nuovo, e quindi ci pare di assistere a un ciclo dove questo lago potrebbe andare a riformarsi di nuovo quest'anno per poi magari risvuotarsi negli anni futuri o anche alla fine di quest'estate. È molto interessante la correlazione tra le scansioni e questi fenomeni di crioclastismo che sono evidenti e sono legati al fatto che la grotta è sostanzialmente in equilibrio intorno allo zero, ma durante l'estate, se è aperta, va poi di poco sopra lo zero, quindi avendo condensazione dentro i tunnel e acqua liquida, che poi inverno invece ghiaccia andando di poco sotto lo zero, e quindi in un ciclo continuo che è molto molto efficace anche nella formazione di un salone sotterraneo come quello che avete visto, che probabilmente è molto legato non tanto ai flussi d'acqua quanto a questi fenomeni che senza il laser scanner magari sarebbero difficili da, anzi sarebbero quasi impossibili da percepire. Ok, vediamo alcune domande. Intanto una domanda secondo me proprio per te Tommaso, che hai moltissima esperienza in questo, è: i laser scanner sono tutti da utilizzare su treppiedi o esistono anche laser scanner tenuti in mano o da trasportare? Quanto sono precisi quelli fissi, quelli tenuti a mano? No, esistono anche degli scanner che si possono tenere in mano, si chiamano hand mobile scanner, e hanno una precisione non così dettagliata come gli scanner che si utilizzano su treppiedi, e però sicuramente offrono il vantaggio che in poco tempo permettono di acquisire delle aree più grandi. E sì, in genere diciamo che la precisione varia attorno ai 3-5 cm, mentre invece, come diceva Stefano, con un laser scanner terrestre possiamo arrivare volendo anche sotto al millimetro, quindi le differenze sono abbastanza importanti, ma dipende dal tipo di dato che vogliamo ottenere. Senti, chiedevano anche se si può utilizzare in qualsiasi orientazione un laser scanner terrestre, perché magari in quelle posizioni strane nel pozzo bisogna metterlo in bolla o può essere anche inclinato? Allora, quello che abbiamo visto nella presentazione, sì, deve essere messo in bolla, e sì, anche se poi in realtà almeno in qualche caso può anche essere, diciamo, utilizzato fuori bolla quando quello che interessa è solamente uno strato oppure si è costretti a metterlo per forza in fuori bolla, però ci sono poi invece degli strumenti che hanno un sistema inerziale al loro interno che permette di tenerli in bolla anche quando li mettiamo un po' storti. Senti, un'altra domanda è: il ghiaccio come si comporta? Viene visto da tutti gli scanner? Servono dei scanner particolari? Il ghiaccio non viene visto da tutti gli scanner. Sì, servono, diciamo, non solo gli scanner ideali, ma anche un po' il ghiaccio ideale, perché un ghiaccio, diciamo, ad esempio, misto tra ghiaccio e roccia o comunque con forti presenze di polveri o di particelle sicuramente dà una risposta diversa rispetto a un ghiaccio completamente pulito, trasparente, che invece è più faticoso da essere rilevato da quasi tutti i tipi di scanner. Quello che abbiamo utilizzato nella Visto Cenote è diciamo sì un laser scanner un po' particolare, perché permette appunto di impostare anche le frequenze su cui vogliamo acquisire i dati, e quindi quando abbiamo delle superfici più riflettenti possiamo eventualmente
impostare lo strumento per dirgli di avere una sensibilità più accentuata in determinati punti. E magari se facciamo entrare anche Stefano, ho due domande magari per concludere un po' per tutte e due. Allora, una è magari più per Tommaso, forse questa è: quando pensi che potremo vedere i laser scanner o qualche tipo di laser scanner usato dagli speleologi per fare un rilievo di qualsiasi grotta, magari anche in movimento, cioè di cosa si parla? Di anni, di decenni? Come si sta evolvendo questa tecnologia? E soprattutto potremmo veramente vederla per un utilizzo così generale, non solo per uno studio specifico? Sicuramente sono tecnologie che si stanno evolvendo molto rapidamente e potremmo vederlo, io spero e penso anche presto che nel giro di pochi anni avremo la possibilità di effettuare delle scansioni con strumenti come un tablet, come uno smartphone, o con qualcosa installato su un casco. Comunque sicuramente sono strumenti che nel giro dei prossimi anni saranno sempre più accessibili, avremo sempre di più a disposizione anche più comunemente tra noi speleologi. Quello che però dobbiamo pensare che queste tecnologie sono comunque tutte in forte sviluppo in altri tipi di contesti, ma l'ambiente grotta poi una grotta non è uguale all'altra, quindi dipende anche dal tipo di grotta in cui vogliamo andare a lavorare. Per quanto riguarda lo strumento ideale per lavorare in tutte le grotte, in qualsiasi tipo di grotta, invece ci vorrà ancora tanto, tanto tempo sicuramente. Ecco, c'è anche un'altra domanda che è arrivata, che ogni quanti anni pensate di proseguire la scansione almeno del ghiacciaio e per quanto tempo? Come dicevo prima, non dipende, diciamo, neanche tanto da noi. Innanzitutto sarebbe sì importante andare almeno una volta all'anno, però dipende poi anche... Non è facile. Non è facile, sicuramente no, infatti, ma dipende poi anche dal fatto da come sono le condizioni, quindi se troviamo tutti i passaggi aperti e se ad esempio dovesse capitare che quest'anno troviamo tutti i passaggi aperti per andare fino al fondo, è chiaro che andiamo fino al fondo e ne approfittiamo, però chiaramente se avessimo scansionato l'anno prima, eventualmente si decide se dedicare risorse e, Aggiungo anche che forse tu non l'hai detto, che la grotta è accessibile di fatto solo all'inizio dell'autunno, un certo periodo. Perché il cenote d'estate ha un flusso d'acqua, ovviamente di fusione, che non permette di scendere, e quindi si può accedere solo ed esclusivamente in quel periodo, che è anche un periodo in cui c'è la transizione verso l'inverno, e quindi è molto facile beccare nevicate, insomma neve a 3000 metri, e noi abbiamo anche, purtroppo ci siamo anche scontrati con la tempesta Vaia in modo pesante, con delle persone che sono rimaste bloccate su, perché purtroppo siamo saliti un po' di giorni prima, non era previsto, e abbiamo avuto distrutte poi svariate tende, materiali, quindi è abbastanza estrema come situazione. È una domanda per Stefano. Sì. Nelle diverse litologie, per esempio nel sale, lo scanner funziona, il laser scanner funziona allo stesso modo che in altre litologie, come nel gesso e i calcari? Sì. O anche nei basalti, mi viene in mente. L'impressione è stata che funzionasse proprio molto bene, sia nel sale che nel gesso che nel calcare. Tutti hanno risposto molto bene. Ed è anche abbastanza normale che i minerali comunque si prestino bene alle scansioni e anche per la capacità di poi di essere differenziati l'un dall'altro.
i laser scanner, che non so se sia scanner, comunque i laser ultravioletti vengono utilizzati, che sapevo io, unicamente per discriminare fra i cristalli, fra i minerali. Quindi sono proprio tipi di strutture che si prestano molto bene alla scansione. In più, all'interno di una grotta, con quelle condizioni in cui dicevamo prima, il buio, hanno un'ottima riuscita. E un'altra, l'ultima domanda sempre per Stefano, è un po' una domanda che faccio io, che è parallela a quella di Tommaso, che dicevo prima, no? Gli speleologi potranno utilizzare magari queste tecnologie in futuro, e gli scienziati, secondo te, diventerà uno standard? Cioè, quando noi studiamo la geomorfologia, quindi la morfologia di qualsiasi luogo, oggetto, una grotta piuttosto che una valle, un fiume, piuttosto, cioè la modellizzazione 3D con queste tecnologie diventerà qualcosa di irrinunciabile, secondo te? Secondo me sì, un po' lo sta già diventando ad alcuni livelli, in alcuni ambienti, e soprattutto secondo me il vantaggio, al di là di tutte le risoluzioni e possibilità e quant'altro, è la possibilità di avere un archivio storico quasi infinito e di archiviare dati in nessuno spazio praticamente, da poter tenere lì e essere analizzati e rianalizzati anche nel tempo, anche alla luce di nuove scoperte o di nuovi trend visti. Quindi è assolutamente, almeno per quanto riguarda il campo della geomorfologia, quello che posso vedere io, che si va in questi sensi qui, oramai ha sprombattuto, poi col limite dei costi, però ci si sta muovendo. Ottimo, allora ognuno si comincia a comprare un bel laser scanner da 20.000 euro. Quindi com'è il backpack che porta nello zaino? 250.000 euro, Tommaso, giusto? Più o meno, sì. Anche, forse anche un po' di più. Aspettiamo i saldi e poi tutti i dati. Che bella vista, per tenere i dati. Allora, io vi ringrazio, siamo alla conclusione, grazie per le bellissime presentazioni e sicuramente ne vedremo altre in futuro, perché queste tecniche ormai sono veramente il massimo che si può fare, e sono sicuro che ci saranno un sacco di interessanti scoperte che ne deriveranno. E vi salutiamo annunciandovi la prossima puntata, dove avremo Matteo Romandini, che parlerà di Neanderthal, ursidi e grotte, evidenze di interazione da prove archeozoologiche in Europa meridionale. Poi Lisa Carrera, che vi parlerà invece degli uccelli fossili nelle grotte del Veneto e il loro significato paleoambientale. Grazie a tutti, buonanotte, e se avete altre domande sapete, potete trovare i loro contatti e scrivere direttamente a Stefano Tommaso. E buoni sogni, sognando il laser scanner da 250.000 euro. Ciao a tutti. Ciao.